Ehi, ciao a tutti ragazzi, io sono Lazzaro6 e oggi parleremo dei anticipi di Serie A che ci sono stati, più anche una parentesi del calciomercato. Andremo a vedere cosa hanno fatto le squadre di Serie A. Parliamo dalla partita Chievo-Juve. Tutti si aspettavano che la Juve vincesse facile, ma invece la partita è finita 3-2 per la Juve, fortunatamente, con vari episodi sospetti. Al secondo minuto e 40 secondi c'è un cross per la Juve e Chiellini fa l'assist a Khedira che fa gol. Poi la Juve cerca di addormentare la partita, ma il Chievo non molla. Il Chievo con un cross di Giaccherini la mette dentro con Stepinski, uno che nello scorso campionato ha fatto 6 partite e 5 gol, uno da prendere al fantacalcio sicuro. Quindi, e poi nel secondo tempo Cancelo ha voluto mettere a terra Giaccherini con uno scontro ginocchio-ginocchio. Non l'ha preso col piede, ma comunque era calcio di rigore, in area di rigore ovviamente. E Giaccherini ovviamente lo trasforma il calcio di rigore. Quando sembrava tutto perso per la Juventus, c'è un calcio d'angolo. C'è un calcio d'angolo, Bruno ce la tocca e poi la tocca Chebani, il difensore del Chievo che fa autogol verso il 75esimo. Poi c'è un episodio molto sospetto secondo me, cross di Alessandro, Ronaldo, Cristiano Ronaldo la prende con la parte dalla spalla fino alla fine del braccio e Bani lo spinge e colpisce con una ginocchiata la testa di Sorrentino, poi con dei rimpalli Mandzukic fa gol. Per Sorrentino adesso sta bene, sospetto di un trauma cranico, ma adesso ha solo il naso rotto, quindi è entrato il suo sostituto Seculin. Al 93esimo, close di nuovo di Alessandro, il pallone passa per tutta l'area e poi il Berna mette dentro la palla e quindi 3-2 per la Juve al 93esimo e la partita finisce qui. Lazio-Napoli invece io questa partita non l'ho vista, vi racconterò solo i gol. Poi hanno detto a Sky che fino al quarto d'ora, 20 minuti, il Napoli sembrava quasi spaesato, a ricerca di un'identità tra quella di Ancelotti e quella di Sarri. Dopo il gol della Lazio, però, il Napoli si è svegliato. Dopo il gol di Immobile al 25esimo, si è svegliato. Infatti, Milik ha fatto gol al 48esimo, e poi negli ultimi 10 minuti ha anche rischiato di fare altri 2 gol. Poi, Insigne ha fatto uno splendido gol con un tiro a giro di destro. Nel calciomercato la Juve ha speso 256 milioni e ha speso più è la squadra che ha speso di più in Europa. Secondi sono il Liverpool, il Paris Saint-Germain, poi non mi ricordo ragazzi. Comunque la Juve secondo me ha fatto un mercato abbastanza, vabbè, ottimo, ho comprato Cristiano Ronaldo, però comunque ha anche venduto Caldara e Higuain. Secondo me la coppia Ronaldo-Higuain ci sta molto meglio, secondo me dovevamo vendere Dybala, però è andata così. Io vi ringrazio per la visione, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate la campanellina per non perdere nessun mio video, iscrivetevi al canale di CMD Studio 06 che ha fatto anche un nuovo video, il vlog delle vacanze a Kosovo. È un video molto bello, l'ho guardato stamattina ed è molto bello. Vi ringrazio per la visione e ciao ragazzi, ciao!